Salve a tutti, sono il dottor De Mari, farmacista, esperto in fitoterapia. Oggi raccolgo un caso reale. Mi trovo a Pulzano, in provincia di Taranto, presso l'erboristeria L'Oasi del Benessere e vi presento la titolare, l'erborista Giusy Castellano. Buonasera. Ok, oggi parliamo di Paola. Paola, non la vedete così magra, di enorme peso, che è venuta a fare davanti alla telecamera perché 6 mesi fa l'abbiamo conosciuta che pesava 15 kg in più, quindi sostanzialmente c'è stata una trasformazione. E grazie al nostro gioco di squadra, Paola si è sottoposta a cosa? Alle intolleranze alimentari? Sì, io ho seguito per 6 mesi il protocollo alimentare che mi ha sottoposto e avevo un'intolleranza al nickel da contatto, ma poi si è scoperto che era legata anche a una problematica alimentare. E dopo 6 mesi ho perso 15 kg, ma okay. 15 kg diciamo che è la parte più piacevole, ma le problematiche reali legate a problemi di reflusso piuttosto che cattiva digestione, stanchezza, problemi respiratori, insomma ero arrivata qui che veramente ero in condizioni pietosissime, tutte queste problematiche sono scomparse. Okay, quindi scompaiono le problematiche tutte gastrointestinali, extragastrointestinali, ma tutti quanti hanno paura che di non mangiare più niente quando devono fare una depurazione da nickel. Cosa è successo? Adesso cosa mangi? Allora, i primi mesi sono stati tosti, perché comunque bisognava eliminare il nickel e quindi purtroppo il nickel è presente ovunque, l'ho scoperto a mie spese, ahimè, però via via a livello di quantità e a livello di tipologie di alimenti le cose sono cambiate e stiamo arrivando quasi al termine, insomma, perché adesso è stato introdotto il salmone, cosa che era banditissima. Posso mangiare la focaccia di farro, posso mangiare l'orzo, posso mangiare diverse cose. Piano piano sto anche riprendendo il gusto di cucinare, perché questa è una cosa che ho momentaneamente messo in stand-by. E il bello è senza sentirsi male. Il segreto quindi qual è stato? Eliminare gli alimenti contenenti nickel. Sì, abbiamo fatto un protocollo di rotazione di inserimento, giusto? In una prima fase sono stati eliminati gli alimenti che contenevano il nickel, quindi è venuta una sorta di depurazione, di disintossicazione dell'organismo e poi pian piano nei protocolli successivi lo abbiamo reinserito. Okay. In che maniera? Inizialmente solo una volta a settimana? Gradatamente, sicuramente. Adesso siamo arrivati a 5 volte a settimana. Sì, 5 volte a settimana assumo cibi che non hanno, che contengono nickel e solo 2 volte a settimana devo seguire il primo protocollo, diciamo, dove assolutamente non è presente il Come rimedi stiamo continuando a utilizzare un pool di antiossidanti per andare a ripristinare la funzione del glutatione endogeno a livello epatico. Questo ovviamente lo dobbiamo portare avanti per 6 mesi e poi molleremo anche tutti i prodotti e continueremo con una scelta molto libera alimentare. Io ringrazio Giusy, ringrazio te per questa disponibilità. Grazie. E continuate a seguirci. Ciao!